Allora, come sempre facciamo ogni mese con Sergio Piovini, ci dedichiamo sempre all'S&P 500, ma ai settori migliori del momento. Insomma, do subito la parola a Sergio Piovini. Cerchiamo di capire in un portafoglio ideale quali sono i settori più performanti. Ovviamente di mese in mese aggiorniamo perché la situazione è molto fluida, come sempre accade nei mercati, in questo momento ancora di più. Allora, Sergio, ho detto bene, un portafoglio ideale, ovviamente non personalizzato per le situazioni personalizzate, mi raccomando, avvaletevi di un consulente finanziario o del vostro referente finanziario perché ciascuno deve mettere sul tavolo le personali esigenze. Questa è un'indicazione di massima, Sergio. Sì, hai detto bene, Emanuela, è un suggerimento di massima che può stimolare quelle che possono essere le vostre, come dire, possibilità che vanno poi sempre comunque calibrate a livello personale. Quindi andiamo a vedere un possibile portafoglio che poi è reale, realizzabile anche in termini molto semplici, che io comunque sto seguendo per la mia clientela, una parte della mia clientela. E partiamo da un'avvertenza, chiaramente, comunque, che essendo un portafoglio azionario che deve essere comunque una diversificazione all'interno di un vostro possibile portafoglio finanziario più complessivo, chiaramente che è un portafoglio azionario ed è soggetto a delle oscillazioni anche negative, evidentemente. E soprattutto nelle fasi di stress del mercato, come possiamo aver visto nel periodo più recente, febbraio-marzo del 2020, dove abbiamo visto una temporanea discesa anche del 30,33%, e questo sta sempre bene a tenerlo presente. Questa è la volatilità, il drawdown comunque massimo nel 2022, e il suggerimento è sempre quello di vederlo in un'ottica comunque minima di 5 anni dell'investimento. Questo per prudenza, per permettere al portafoglio di assorbire le eventuali fasi negative che per strada ci possono sempre essere. Detto questo, andiamo a vedere quindi cosa è successo nelle ultime analisi settoriali interne dell'indice o del mercato americano Standard & Poor's 500. Quindi partiamo dall'analisi di fine anno di dicembre 2022, dove avevamo come settori primari energia, l'industriale, la salute e i servizi di pubblica utilità, che erano appena entrati come settore in forza. E quindi l'anno nuovo si è aperto con i classici settori difensivi in testa alla classifica, mentre altri settori, come per esempio i servizi di comunicazione, consumi di beni volontari e la tecnologia, che di solito sono settori che tendono a tirare in un mercato a rialzo, erano agli ultimi posti. E con questo siamo entrati quindi nel mese di gennaio. L'ultima analisi effettuata alla fine di gennaio e che ci dà quindi l'indirizzo per il mese di febbraio, cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un'evoluzione importante, direi, fra i vari settori. Fra i vari macro settori americani, dove abbiamo visto entrare le materie prime e i servizi di comunicazione addirittura ai primi quattro posti, che prima avevamo visto a fine dicembre addirittura all'ultimo posto. E quindi si inizia a vedere all'interno dei settori, come per esempio quelli di servizi di comunicazione, che sono dei settori che tendono a essere verso le parti alte della classifica in un mercato a rialzo. Servizi di comunicazione, che poi andremo a vedere cosa c'è all'interno, e ci sono titoli anche particolarmente importanti. E quindi abbiamo questi quattro settori. Escono due settori classici, che sono i settori normalmente difensivi al mercato, come quello della salute e i servizi di pubblica utilità o le utilities. Quindi cosa faremo noi a livello pratico, tradotto con strumenti acquistabili sul mercato? Andremo a vendere lo strumento relativo all'healthcare, quindi la sanità, e lo strumento delle utilities, quindi i servizi di pubblica utilità, per andare ad acquistare i materials. Quindi è il settore dove all'interno troviamo aziende che hanno a che fare comunque con la lavorazione delle materie prime. E in ultima analisi poi andremo a comprare anche il settore del communication services, servizi di comunicazione, che è un settore peraltro molto allargato, che tra poco andremo a vedere qualche azienda per capire meglio. Ok. Alla fin fine poi vi lascio lì per
qualche secondo in più sulla slide, questo è il portafoglio per il mese di febbraio. Quindi abbiamo energia che rimane sempre, il settore industriale, materials e il communication service, che questi sono i settori da adottare per quanto riguarda il mese di gennaio. Esatto, quindi appunto come detto, di mese in mese noi aggiorniamo questo portafoglio ideale, no? Mettendo in evidenza quelli che sono i settori che possono offrire maggiori possibilità, sempre partendo dal presupposto che diversificare fa sempre bene, ovviamente poi con un occhio di riguardo in più ai comparti migliori. Allora Sergio, dicevi che volevi giustamente dare anche degli esempi di aziende, giusto? Ho capito Sì, bene? andiamo a completare quello che è il Ok. nostro intervento, qualche dato in più per capire, quindi quando noi andiamo sul mercato ad acquistare quel semplice ETF sui materials, in realtà andiamo a acquistare le aziende sottostanti, qui vedete le prime 10 aziende che fanno parte di quel ETF, ci sono aziende molto importanti all'interno come Lind, Freeport, McMoRan, Sherwin Williams, Corteva, eccetera, che sono tutte aziende che in qualche modo vanno a trattare materie prime o dall'acciaio o altre materie prime importanti, comunque come Newmont, per esempio, che lo troviamo nel settore aurifero. Quindi siamo in quel settore materials che a mio avviso lo possiamo ben vedere anche con la riapertura, tra virgolette, della Cina dopo aver praticamente chiuso l'angolo politico del zero Covid, l'apertura completa. Fra qualche mese probabilmente avrà di nuovo fame di materia prima, e quindi queste possono essere aziende comunque in qualche modo privilegiate. Ed ecco che abbiamo un segnale indicativo anche nel nostro ranking sui settori. Dopodiché, sui servizi di communication services abbiamo aziende classiche di comunicazione come AT&T e T-Mobile ed altre aziende che magari non ti aspetteresti in questo settore come Meta Platform, quindi Sì, Facebook, in sì. poche parole, Alphabet, Google, Walt Disney, Netflix, eccetera. Quindi servizi di comunicazione più moderni rispetto a, mettiamola così, rispetto a quelli tradizionali, quindi aziende anche molto importanti che possiamo inserire nel nostro portafoglio con semplice clic comprando questo ETF. Ok. Ecco, Abbiamo detto tu. No, forse manca ancora qualcosa. Prego. sì, concludo Sì. insomma, no, con due o tre slide abbastanza veloci, nel quale vediamo l'andamento del portafoglio nel mese di gennaio, che essendo ancora con i settori difensivi ha partecipato in questa fase un po' meno all'andamento del rialzo del mercato, ma questo ti fa normalmente un po' da filtro, per cui se il mese di febbraio dovesse esserci un po' di ritracciamento del mercato, rimani un po' con qualche settore, tra virgolette, aggressivo, ma con qualche settore tipo petrolifero che è un po' più difensivo, quindi è una situazione ben bilanciata ancora. E storicamente il portafoglio, comunque partito dal 1 gennaio 2020, aggiorna la sua performance. Siamo intorno al più 70%, non è poco, con quattro semplici ETF, evidentemente. E questo è l'andamento anno per anno. Quindi nel 2020 vediamo un 13,87, un più 32 nel 2021, è stato un anno spettacolare di rialzo. Il 2022 è stato comunque positivo, malgrado la difficoltà dei mercati, e quest'anno è partito con una positività intorno al più 0,90. Insomma, questo a grandi linee è il portafoglio che semplicemente ogni risparmiatore potrebbe anche confezionarsi con l'aiuto, evidentemente, magari sempre di un consulente di fiducia, diversificando chiaramente sempre all'interno di un proprio portafoglio personale che dovrebbe essere molto più ampio rispetto a quello che stiamo proponendo ora. È una fettina, un mattoncino, insomma, che potrebbe essere valutato per essere inserito all'interno del vostro patrimonio finanziario. Assolutamente sì, bene Sergio, questo spazio insomma riteniamo sia veramente molto utile per cominciare a dare degli input anche a chi Sergio ti chiedo questo, magari non ha ancora pensato di strutturare un portafoglio di investimento, no? Indipendentemente invece da chi è già come dire più inserito nel discorso, per chi vuole iniziare anche così può avere dei suggerimenti.
Sì, infatti il nostro intervento, l'obiettivo del nostro intervento vuole anche essere pratico, direi, no? Pratico e semplice per poter strutturarsi un portafoglio interessante nell'ambito del mercato più importante a livello mondiale, che è quello americano, lavorando sui settori che mano a mano noi andremo ad aggiornare di mese in mese. Ottimo, e quindi anche per questo mese la nostra rubrica è sempre i 500 migliori settori del momento che va a affiancarsi alle altre.